genealogia di Gesù non è un semplice susseguirsi di generazioni, è la prova della sua umanità, della sua regalità e dell'universalità della sua missione. È una storia tutta umana di attese, sofferenze, sorprese, difficoltà, promesse, fede. È un'attesa che dura tanto, irta di difficoltà e di sofferenza, perché nella storia di Gesù c'è il peccato, la prigionia, la morte, la vendetta, insieme al bene e alla santità. Storia di una sorpresa, perché Gesù nasce da una stirpe che doveva essere sterile. Storia di promessa e fede, perché il Figlio di Dio, profetizzato da Isaia, davvero sarebbe stato un Dio con noi, da sempre, da subito, fin dalle sue radici. E questa, la nostra, la mia, la tua storia, in cui Gesù si incarna, in cui Gesù vuole condurci per mano, ci solleva alta la testa, ci accoglie tra le sue braccia. Una storia in cui ci esorta ad essere liberi per obbedire alla parola ed essere testimoni credenti e credibili davanti ai fratelli, a professare la nostra fede, a spogliarci della complicità e della concupiscenza con il male. Svolgi a tarda sera il tuo esame di consapevolezza per riconoscere la presenza di Gesù in ogni avvenimento della giornata, per percepire la sua presenza e ringraziarlo delle grazie e dei doni ricevuti.